Il volontariato è stato il tema dell'ultimo giorno delle celebrazioni per l'incoronazione di Carlo III d'Inghilterra. In una struttura per anziani, il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha fatto la sua parte per incoraggiare le persone a dare una mano all'interno delle proprie comunità. Il premier si è espresso anche in relazione ai controversi arresti di manifestanti antimonarchici nel giorno dell'incoronazione. The police are operationally independent of government. They'll make these decisions based on what they think is best. And actually, I'm grateful to the police and everyone who played a part in ensuring that this weekend has gone so well, so successfully, and so safely. That was an extraordinary effort by so many people, and I'm grateful to them for all their hard work. La polizia metropolitana di Londra ha dichiarato che più di 50 persone sono state arrestate in città, tra la folla internazionale riunitasi per lo storico evento. Secondo quanto riferito, sono stati accusati di una serie di reati di ordine pubblico. I detrattori hanno invece condannato gli arresti come una risposta troppo intransigente di fronte a proteste pacifiche. La questione ha messo in luce le divisioni sulla monarchia all'interno del paese, ma per la maggior parte della gente l'incoronazione sarà ricordata come giorni di sfarzo tipicamente britannici.